aspettate, vado a controllare. Evviva, sono usciti! Evviva, sgranchiamoci un po'! Via, tutti fuori! E opla! Fuori, fuori! Aspettate, eccomi, vengo anch'io! Eccoci! Evviva, eccoci! Opla, tutti fuori! Dai voi tre, muovetemi, che mi state schiacciando il naso! Ci hanno messo uno sopra l'altro! Sono impazzito dal solletico, oggi quella maestra li ha fatti lavorare per ore su di me. Che esagerata! Sì, ma guardate che bel voto, sei diventato ancora più bello! Chiudi queste pagine, è spacciato! Ecco, mi fate arrossire ancora di più! Il solito vanitoso! Fate piano, amici, non mi sento per niente in forma! Si vede, non sei della tua forma! Oi, oi, oi! Eh sì, ti vedo proprio giù. Mi sembri anche un po' sgonfio. È colpa del buco? Del buco nell'ozono? Purtroppo quello non è l'unico problema. Quando guardo i bambini in questa classe, sono così preoccupato. Come sarò io quando loro saranno grandi? Le mie acque, i miei prati, boschi, montagne, il mio equilibrio. È così tutto a rischio. Per non parlare della spazzatura. Che disastro, che disastro! Lo sapevo che ce l'aveva con me. Ma non ce l'ha con te. Ce l'ha con noi. Ma che ci possiamo fare? Siamo rifiuti e ce ne andiamo nella discarica. Ma così diventerò io una grande discarica. Alla discarica. Rifiuti cari, rifiutatevi. Non ci siamo andati. Noi siamo stati riciclati. Batti 5. Abbiamo avuto un'altra vita. Un'altra vita, lo sapevo, da cosa rinasce cosa, io ci ho sempre creduto. Forte! Diteci di più! Voi chi siete? Eravamo due bottigliette di una bibita. E siamo stati ad una festa di compleanno, ci hanno scolato in 5 minuti e poi ci hanno messo non in un secchio qualunque, ma quello della raccolta differenziata. Questo fa la differenza! Siamo andati in un grande stabilimento dove siamo tornati ad essere quello che eravamo prima. Cioè materia prima. Una vera meraviglia. C'era chi rinasceva bottiglia. Chi giocattolo. Chi panchina. Chi maglia di pile. E noi due eccoci qua. Altro che ritocchino. Questo è geniale. Ma che notizia. Che notizione da prima pagina. Ma come si fa? È una magia? Sì, bastano due parole magiche, ve le insegniamo, voi siete pronti a ripeterle? Raccolta differenziata, raccolta differenziata, raccolta differenziata! Chi ci ha chiamati? Tutti noi! Eccoci qua, in prima linea per aiutare il mondo. Quanti siete? Allora cominciamo ad organizzarci. Con me la plastica. Con me la carta. Salve colleghi, ho preso tutto io a dire la verità. Con te restano solo pochissime cose, quelle non riciclabili. Vedrai, lavorerai sempre meno. Devo ammettere che non mi dispiace affatto. E io dove vado? Non sono né plastica né carta, non c'è un'altra vita anche per me. Tu con l'umido, il tuo contenitore è in giardino, diventerai compost. Nutrirai piante e fiori. Che meraviglia, diventerò parte di un fiore. Corri giù, il tuo secchio ti aspetta. Scivolo via in un battibaleno. Dai, dai, forza, controlliamo chi c'è nel secchio. Io me ne vado subito, voglio rinascere, voglio diventare una sciarpa. A me piace questa vita, sono praticamente nuovo, ma qui non servo più, che rabbia. Ma tu puoi essere riutilizzato. Riutilizzato, non ci avevo pensato. Vai in un'altra classe dove potrai essere letto da altri bambini. Il riutilizzo, che bella idea, grazie amici. Avanti forza, tutti in fila, ognuno al suo posto. Attenti alle indicazioni, è facile, non potete sbagliare. Eccomi, voglio entrare per prima. Eccoci, siamo di carta. Io sono di plus. Stiamo arrivando. Eccomi, arrivo anche io.
Buttiamoci nella mischia. Eccoci, eccoci, vai blu. Forza rosso. Muoviti giallo. Hop hop. Hop hop. Ehi voi quattro, dove credete di andare? Non siete finiti. Oh no, ci ha beccati. Via via, scappa scappa. Che figuraccia. Siete costati cari al pianeta in acqua e alberi. E poi non si butta via quello che può essere ancora utilizzato. Scusate, voi lassù. Dove dobbiamo andare noi? Voi piccolette dovete stare attente a dove andate. Siete molto inquinanti. Che imbarazzo. Ma no, tranquille, vi porterò nel contenitore giusto e anche voi potrete rinascere. Grazie tante, grazie Sa. Lei è molto gentile. Possiamo andare più piano, sono esausta. E quei due? Noi non vogliamo separarci. Oh Carteo, Carteo, perché sei tu Carteo? Ah già, quei due sono Carteo e Bottiglietta, innamorati. Siamo di due famiglie diverse, ma non vogliamo separarci. Piuttosto moriremo insieme nella discarica. Ma non siate sciocchi, entrate nel secchio giusto. Tu potrai essere una nuova bottiglia e lui magari la tua etichetta. Mi piace l'idea. Ciao Carteo. Ciao Bottiglietta. Altro che Shakespeare, questo sì che è un bel finale. Tutto quello che sta succedendo, questi discorsi mi stanno tirando su di morale. Ehi, ti trovo meglio. Eh già, sei proprio in forma. Mi sento più giovane. Siete forti, sì, però voi non bastate. Ma non siamo soli. Abbiamo colleghi in tutto il pianeta e altri stanno arrivando. Noi restiamo qui, la scuola è il posto giusto da cui iniziare. Imparare a differenziare è un gioco da ragazzi. E poi noi ci fidiamo dei bambini, il mondo è loro. Dovranno impegnarsi ed avere pazienza. Ma sono sicuro che riusciranno ad educare gli adulti. Guardate il mondo! Le cose iniziano a girare per il verso giusto. Se recuperi, ricicli e riutilizzi, ci prendi anche gusto. Con un po' di attenzione di cuore e cervello, tutto è più sano, più giusto, più bello. La cosa da tenere a mente, sai qual è? Che per far girare bene il mondo, puoi far molto anche te! Che dite, avranno capito? Sì, sei stato grande mondo! Andiamo a mangiarci una pizza insieme! Sì, siamo noi!